Punto e basta. Di nuovo in studio allora con Mattina 9, inizia allora il nostro viaggio nella cultura e in particolare all'interno del sottosuolo di Napoli, perché ho qui con me Marco Minin, responsabile della Galleria Borbonica di Napoli. Buongiorno a te. Buongiorno. Buongiorno ragazzi, grazie per avermi invitato. Grazie a te per averci raggiunto. E allora, prima di iniziare a parlare di questo sito che inizia, sai Mariù, da discarica abusiva a uno dei più grandi siti archeologici, possiamo dire, del capoluogo partenopeo. Prima di iniziare a parlarne io farei vedere la clip, il nostro video d'apertura. Mi dicono dalla regia che passerà in un secondo momento. Allora, Marco, facciamo così, iniziamo un po' a introdurre il tema. Galleria Borbonica, se ne è tanto parlato, ad oggi forse, probabilmente, è tra i primi siti registrati da TripAdvisor. Sì, primo in Europa nel sottosuolo. Nel sottosuolo. È un crescendo continuo. Che riflessi sta avendo sul turismo a Napoli? Allora, innanzitutto tieni presente che noi 4 anni fa soltanto avevamo un percorso, adesso abbiamo inaugurato da un mese il quarto. 4 percorsi completamente diversi, servizi in tutto il mondo, per cui abbiamo stretto anche convenzioni con una 50ina di compagnie da crociera che portano i turisti da lunedì al venerdì. Noi tra l'altro poi siamo anche una galleria culturale, la sera organizziamo eventi di tutti i tipi, da concerti, mostre, musica, teatro, insomma vogliamo dare anche la possibilità a chi normalmente ancora non l'ha avuta nella vita, insomma, di mettersi in mostra e esibirsi. Però partiamo proprio dai percorsi, ce n'è più di uno. Sì, il base è lo storico, si vede questo percorso strategico militare voluto dal re Ferdinando II di Borbone per collegare la zona di piazza e plebiscito, quindi Palazzo Reale alla caserma dei Carabinieri che c'è in via Morelli, che era la caserma delle Guardie Reali. Poi tutto adibito a rifugio bellico durante la guerra, e deposito giudiziario subito nel dopoguerra, cioè lì portarono tantissime auto lasciate un po' dagli vari eserciti a Napoli e soprattutto i primi pezzotti, che sono gli oggetti più fotografati alle televisioni di tutto il mondo, perché chiaramente dopo la guerra non c'erano tanti soldi, per cui le persone raccoglievano per terra tutto quello che trovavano di ferroso e in qualche modo riuscivano a assemblare mettendo insieme pezzi unici ma chiaramente irregolari. Nel frattempo Mario alle nostre spalle... Queste immagini sono degli archeologi sicuramente che hanno lavorato alla ripulitura di questo luogo, di questa galleria, sono dei volontari? Sì, volontari ma non archeologi, non dotati di particolari competenze. Noi ancora oggi, ogni domenica mattina, chi vuole venire a provare l'emozione di scavare e ripulire i rifugi della Seconda Guerra Mondiale senza particolari competenze, si presenta e fa quello che è in grado di fare. Quindi non c'è un sovvenzionamento, non c'è nulla? No, chiaramente mai avuto... Si è solo mossi da passione verso la cultura, verso la nostra cultura. Sì, vedrai nelle immagini che questi ragazzi lo fanno esclusivamente per passione e per amore della città. Ma cosa c'è ancora da rivedere, da riscoprire in questa galleria, considerando che adesso sono 4 i percorsi che vanno ad essere rivalutati, quali ancora da scoprire? Allora, tieni presente che sui 4 percorsi che abbiamo, quello che facciamo vedere è circa un 30% di quello che c'è ancora lì sotto, ma chiaramente più ti allontani dalla galleria, più quando trovi rifugi sotterranei a centinaia di metri pieni di rifiuti diventa un problema con l'aiuto di volontari di ripulirli. E lì entrerebbero in gioco i finanziamenti, perché se uno avesse nastri trasportatori, attrezzi particolari, i carrelli da miniera, insomma così potresti... Sì, anche tempisticamente si farebbe molto prima. Noi l'ultimo 4° percorso che abbiamo inaugurato, 2 anni e mezzo, quasi 3 per ripulirlo. Magari con le strumentazioni adeguate in 2 o 3 mesi avresti già fatto tutto. Reperti della Seconda Guerra Mondiale, ma tu prima di entrare nei nostri studi hai ricordato che ci sono stati degli episodi particolari, sono persone che addirittura anziane che si commuovono alla vista di particolari oggetti risalenti appunto a quel periodo. Guarda, a me ormai in zona e un po' ovunque mi chiamano l'uomo che sussurrava agli anziani, ho passato più tempo con gli anziani negli ultimi anni che con i miei amici, perché l'emozione di riportarli lì sotto dopo 70 anni è incredibile, perché si assiste a scene... Che cosa avete trovato? Lì sotto ci sono ancora i giocattolini dei bambini, i letti, le bottiglie di profumo che si portavano le signore per provare a mascherare la puzza, l'infermeria, bottiglie di medicinale, insomma c'è tutto, vedi ancora la vita ferma così come quando è finita la guerra. Ma c'è qualche racconto
hai avuto proprio qualche racconto in prima persona, qualche aneddoto che hai potuto rivivere attraverso le parole di qualche anziano? Mi servirebbero tipo una decina d'ore per raccontarli tutti, però ti racconto raccontiamone uno. Guarda, noi gli anziani li abbiamo cercati innanzitutto perché da bambini lasciavano il nome e cognome sulle pareti, ok? Ho anche semplici nomi, ma la prima persona che ci incuriosì è perché su una parete trovavamo scritto Walter Waschke con la doppia V. Quindi noi pensammo apparentemente a un tedesco e quindi ci chiedevamo che ci fa sto tedesco qui sotto. 2 anni di ricerche, un po' trambasciata, consolata, vedere anche su Facebook se c'era sto cognome, niente. Poi dopo circa 2 anni decidemmo di sospendere le ricerche e proprio quel giorno un nostro amico fa una battuta e dice: ragazzi, un altro poco facciamo prima a cercarlo sull'elenco telefonico. Cavolo, elenco. Elenco telefonico. Walter Waschke, Parco Margherita, stava a 800 metri in linea d'aria dall'ingresso. E cosa ti ha raccontato? Beh, lui quando è venuto, innanzitutto tiene presente che il primo impatto con il rifugio è di pianto. Molti raccontano o non se la sentono di raccontare. E lui, mentre guardava sta zona piena di oggetti, piangendo da solo, ha iniziato a camminare verso una parete. Noi chiedemmo: Walter, dove stai andando? E lui disse: c'è una curiosità. Si è avvicinato alla parete e iniziava a guardare in alto, perché chiaramente quando aveva lasciato la firma era piccolino, dove era alzato il braccio. Poi da solo si è trovato la scritta dopo 70 anni e forse preso da una botta di adrenalina ha iniziato a raccontare tutto quello che è successo lì sotto. Addirittura disse: ragazzi, mia madre faceva da mangiare nell'angolo lì. Con la torcia abbiamo visto l'alone della pentola lasciato dalla mamma. Ricordano tutto. E ti ripeto, sai che quando riporti lì da un momento all'altro sta per accadere qualcosa, perché poi man mano più stanno lì sotto e più riaffiorano i ricordi. Certo. Marco, nel 2004 è stata scoperta la galleria, era, come dicevamo in apertura, una discarica, sì, abusiva, sì, vera e propria, rifiuti fino al soffitto, tu mi raccontavi, sì, avete trovato, sì. E poi l'avete ripulita con l'aiuto, con le braccia forti dei volontari, dei ragazzi volontari, in particolar modo degli universitari, mi raccontavi. E, sì, e insomma è venuto fuori uno dei siti attrattivi più importanti della città di Napoli. Però come mai c'è stato questo sbalzo temporale dal 2004, poi l'apertura invece nel 2010? Che cosa è successo? Perché tu pensa che tutta la galleria sono 430 metri ed erano esattamente 430 metri di rifiuti. Cioè, chi iniziò a far sversare iniziò sotto più o meno piazza Plebiscito nel 1958 per finire al lato opposto al parcheggio Morelli alla fine degli anni 90. Quindi proprio una bonifica? Sì, tieni presente che era un 70% di materiali di risulta di palazzi ristrutturati, ma purtroppo anche camionate di elettrodomestici, frigoriferi, scaldabagni, tubazioni, ruote, vecchi computer. Quindi il problema è stato anche pagarsi lo smaltimento di quei rifiuti, perché noi accumulavamo magari per mesi la plastica e venivano a prendere la plastica, poi per mesi il ferro, ma chiaramente i volontari, che poi non erano solo universitari, sono persone semplicemente che amano Napoli. E addirittura pensa che un mese fa sono venuti i Marines dalla base NATO a darci una mano. Ma oggi, e poi a questo punto, Claudio, mi chiedo, poiché Mattina 9 è occasione di spunto, di riflessione, di attualità, ma soprattutto di denunce, di appello, di richieste di aiuto, a chi possiamo chiedere aiuto affinché in maniera più veloce possa ripulirsi totalmente la galleria borbonica? C'è qualcuno a cui fare riferimento? Allora, chi innanzitutto come volontario volesse provare questa emozione può mettersi in contatto con la segretaria della galleria e dire: senti, posso venire a scavare domenica, serve soltanto una maglietta di ricambio, quindi... E tutto il resto lo diamo noi, ma ripeto, non servono particolari competenze. Le autorità? E le autorità dovrebbero venire a scavare per una settimana per capire un attimo il livello di difficoltà e il sacrificio che fanno queste persone. A livello poi di insomma, tecnicamente servirebbero tutte insomma un po' di attrezzature particolari, ma soltanto chi vende questo tipo di attrezzature potrebbe rendersi conto di cosa abbiamo bisogno venendo lì a vedere, proprio a toccare con mano. Quindi speriamo allora, Mario, di, sì, riuscire in un futuro presente ad ottimizzare questo lavoro e a dare magari occupazione a quei ragazzi, grazie, tantissimi, che ne hanno bisogno in questo momento. Sì, ma se no noi continuiamo a divertirci come stiamo facendo, perché come visto dalle immagini i ragazzi, guarda, si divertono. Guarda che bellezza, guarda. E tieni presente anche un'altra cosa. Io l'ho visitata la galleria. Perché, sì, a questo punto la galleria ha sia un percorso su strada ma anche un percorso marino, giusto? Sì, marino è un po' una parola grossa. È grande, però vogliamo spiegare meglio. Sì, sull'acqua. È acqua piovana che si incanala al Vomero e dopo circa un mese e mezzo
arriva lì sotto perché per un fenomeno antropico, cioè dell'uomo, sta trovando oggi degli sbarramenti sotterranei, quindi l'acqua sta salendo lì e si arriva sotto Piazza del Plebiscito con una normalissima zattera. Nel corso allora, degli anni, magico, davvero sì, magico, è carino, da, è da carino. Vedere. Sì. Allora Marco, noi ti ringraziamo per essere stato qui a Mattina 9 e magari puoi ritornare a raccontarci qualche altra storia interessante. Magari qualche procedimento, magari saranno andate avanti con sì, i lavori. Sì, le prossime scoperte sarete i primi informati. A saperlo. Sì, Mattina 9 okay, sarà così. Prima a portare le news di promesso, Galleria Borbonica. Grazie. Grazie ancora. Soltanto a voi. Grazie soltanto a voi. E allora adesso andiamo in pubblicità, ci ritroviamo tra pochissimo con Mattina 9.